E con la neve andavamo giù, mettevamo su delle calze che ci imbottivano un po' il piede con tanta stoffa, tanta roba, i pedilotti si chiamavano. Era una calza corta che legavamo su per entrare nella neve perché non avevamo le scarpe. Ma ora che arrivavamo giù a Iruno, il piede era oltre che bagnato. Poi quando arrivavate lì in uno E ve lo poi tornando su lasciavate. alla sera, noi facevamo sempre 10 ore al giorno di lavoro. Si staccava il lavoro alle 7:30, alle 7:30 venivamo fuori dalla ditta e dovevamo venire fino a Veglio con giù la neve, magari che arrivava al ginocchio. Allora prendevamo in mano le zoccole, perché quello che avevamo messo al mattino era bagnato, e si tornava a casa qua a piedi nudi così. Piedi nudi con gli zoccoli, no, con le zoccole in Ah, perché con mano. le zoccole in mano, perché la zoccola se la perdevi, non la trovavi più dopo nella neve. Era un problema, era. Eh già. Eh sì, partiva il mattino, non ci pensavamo neanche. Sì. Siamo diventati un pochino più pigri quando è arrivata la strada. Allora, qualche volta magari, oppure anche quando andavamo in giro a fare qualche gita, arrivavamo lì e dicevamo, dai, facciamoci portare su da Pin Bala, si chiamava, l'autista che c'era lì a Iruno. E comunque era l'unico autista che c'era in paese Iruno. E allora ci metteva dentro 8-10 in una macchina e ci portava su fino qui in Zurfo. Pagamento però, Adesso l'avete sì, pagato. pagavamo pochino per uno. Quando proprio eravamo stanchi, andiamo giù da Pimbala che ci porta su. Allora più c'era spazio, più c'era dentro ragazze.